Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video vi mostrerò come realizzare tre fantastici regalini per Natale o per il compleanno dei vostri amici o per qualunque occasione. Sono facilissimi e super economici. La prima idea regalo è per gli amanti delle cover. Quello che vi serve è una cover trasparente o bianca, dura o morbida è uguale, che potete trovare facilmente ai negozi a 99 centesimi, del silicone, quello che si usa in casa per tappare i buchi o sigillare porte e finestre, un beccuccio a stella in plastica per decorare i dolci, per creare un effetto più carino, e poi delle decorazioni pucciose, e potete usare qualunque cosa, decorazioni in fimo, decorazioni per nail art. E io ho trovato questo set di gomme da cancellare, in realtà, a tema natalizio, che costavano pochissimo e quindi userò queste. Come prima cosa tagliamo il beccuccio del silicone e ci mettiamo sopra il beccuccio a stella in plastica per dolci. Ed ora semplicemente andiamo a ricoprire il dietro della cover con il silicone. E rilasciamo piccole dosi in questo modo, come se stessimo decorando una torta con della panna. E come vedete è semplicissimo, spremete e lasciate. E se vedete che avete lasciato qualche buchino, potete benissimo tornare indietro. Alla fine avrete questo bellissimo effetto neve o panna montata. E prima che il silicone si asciughi, dobbiamo andare ad aggiungere le nostre decorazioni. Le posizioniamo dove più ci piace e poi lasciamo il silicone asciugare per minimo 6 ore. Dopodiché, questo è il risultato finale, una bellissima cover personalizzata. La seconda idea regalo è il barattolo delle meraviglie. Vi serve un barattolo, e anche questo l'ho trovato al negozio a 99 centesimi. Cosine per decorare come spago, coccardina o bastoncini di plastica di questi natalizi. Etichette natalizie che potete disegnare, ma che io ho semplicemente scaricato e stampato da internet, forbici e poi le cose preferite dal ricevente, e possono essere dolci, cioccolatini, caramelle, ma anche altre cose come per esempio smalti, trucchi eccetera. Io ho deciso di creare dei barattoli perfetti per i più golosi. Ed ora vediamo come si fanno. Iniziamo con il ritagliare l'etichetta che vogliamo utilizzare. E poi la posizioniamo all'interno del barattolo in questo modo. Dopodiché iniziamo a riempire. E questa è la parte più divertente. Come vedete, io non ho un vero e proprio ordine, ma visto che mi piacevano particolarmente questi lecca-lecca con forme natalizie, ho cercato di posizionare il tutto in modo che si potessero vedere dall'esterno del barattolo. A questo punto chiudiamo il barattolino e ta-da! Ma non abbiamo finito, adesso è il momento di decorare il fuori. Tagliamo il nostro spago natalizio così, zac! Poi facciamo un nodo, inserisco il bastoncino di plastica, vado a fare un altro nodo e alla fine un fiocchetto. Tocco finale, la coccardina.
E questo è il risultato finale. Il nostro terzo e ultimo progettino è la tazza personalizzata. Per questo progetto vi serve una tazza bianca in ceramica, che potete sempre trovare al negozio a 99 centesimi, un pennarello per ceramica e un forno. E iniziamo con il personalizzare la tazza. Possiamo fare una scritta, un disegno, una dedica, eccetera, eccetera. Io mi sentivo creativa quel giorno e quindi ho deciso di disegnare. Avevo anche provato a creare delle linee guida con la matita, ma come potete vedere non si vede niente, quindi questo passaggio è completamente opzionale. Potete benissimo andare a mano libera e se avete diversi colori potete andare a decorare tutta la tazza, farla diventare a pois, a righe, eccetera, eccetera, eccetera. Quando abbiamo terminato il nostro disegno, dobbiamo leggere le istruzioni che sono scritte sul pennarello. Il mio dice che prima di infornare devo aspettare 24 ore che il colore si asciughi. Quindi adesso andiamo a dormire e il giorno dopo riprendiamo il nostro progetto. Ed eccoci qua il giorno seguente dopo 24 ore e adesso rileggiamo le istruzioni. Il mio pennarello dice che devo mettere la tazza in forno a 300 gradi Fahrenheit o 150 gradi Celsius per 35 minuti. Ora, importantissimo, non dovete preriscaldare il forno perché gli sbalzi di temperatura fanno spaccare la tazza. Quindi dovete mettere la tazza in forno quando il forno è spento. Dopodiché settiamo il forno e aspettiamo i nostri 35 minuti. Passati questi 35 minuti, allo stesso modo, non possiamo tirare fuori la tazza quando il forno è ancora caldo e la tazza è ancora calda, ma dobbiamo spegnere il forno e aspettare che tazza e forno ridiventino a temperatura ambiente. Dopodiché la tazza è pronta ed è a prova di acqua, sapone e lavastoviglie. E la potete regalare così o riempire di regalini. Ed il video finisce qui. Queste sono le mie tre fantastiche idee regalo fai da te. Fatemi sapere qual è quella che vi piace di più e se le ricreate taggatemi su Instagram o negli altri social network che vi lascio nella descrizione. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, passare il video a tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!